Nordburgo mi si infilano ovunque. Preferisco restare qui. Però grazie al tuo elmo potrò vedere e sentire tutto. Segui, segui! Credi che è tanto furbo da farcela? Scommetto per me che no. Scommetto 3. Segui, segui! Aspirante signore padrone, iniziamo con la prova di forza. Abbiamo trovato un tuo vecchio amico. È rimasto sotto ghiaccio per un bel po'. Colpisci, colpisci! Gli Yeti sono creature mie, ma molto forti. Sono dei perfetti animali d'allenamento. Al tuo livello li puoi colpire per ore senza che provino alcunché. Non c'è spazio. Robatana tu. Selvaggi, non si apprezza la vera arte. Nella sua pelliccia rognosa. Signore! Signore! Non aiutarmi! Vediamo! Può sembrare inelegante, ma impiega i tuoi serventi per dare una lezione a quel muro di pelliccia! Designati se ne sono andati via. Forza, dirigiti nelle riserve di caccia. Luogo tra bocca di forza vitale, quella delle prede e quella dei cacciatori. Raccoglila tutta, ti servirà per supportare i serventi che devono costruire la torre oscura. Inizia a raccogliere la forza vitale. Topi pelosi! Oh!
povero pesce! Muori, palla di pelo! Che la caccia abbia inizio! Fa loro vedere chi è il vero predatore! Le sfere luccicanti sono forza vitale! Quando la raccogli viene inviata nei vincoli, così potrai evocare più serpenti dai portali. Sì, signore! Sì, signore! Carica! Portale serventi marroni per Sire! Eccoti qui, Sire! Questo è Sudichon, un servente scavatore. Gli scavatori aprono tunnel per uscire dagli inferi e creano portali serventi in aree specifiche. Sono attratti dalla tua presenza malvagia, come mosche da un cadavere. Che lo Yeti vada matto per questi batuffoli di pelo. Devi cercare di dissuaderlo. Puoi mettere in pratica i tuoi allenamenti. Cerca di raccogliere tutta la forza vitale della zona. Puoi evocare nuovi serventi dal portale serventi, Sire. Tu. L'impero mi ha concesso il privilegio di cacciare su queste terre. Quello Yeti è mio, per cui vattene! Sembra che il nostro amico ci abbia rivelato il sentiero. Evocane altri finché l'Orda non raggiunge la dimensione massima. Così la costruzione della torre oscura inizierà. Forza vitale.
zona. Cosa credi di fare? Che questa barbarie cessi subito! Sono Floriano Cuorverde e questi sono i soldati del santuario.
valorosi protettori dei santuari e di tutte le creature magiche e naturali. Soldati, fermate il barbaro! Proteggete le creature soffici! È orribile! Deve essere la conseguenza di troppi abbracci e tenerezze. Forse gli serve un po' d'amore! Tutte le creature della Dea Madre sono belle, specialmente quelle soffici. Sei geloso perché le tue creature non sono soffici. La forza vitale può ingenerare sangue. Raccoglila tutta. Fatti scemi. Che il nostro amico ci abbia rivelato il sentiero. Prosegui verso l'accampamento e vedi cosa sta facendo lo Yeti. Non dimenticare che ci serve una pietra incantesimo per gli elfi. Sì, uccidi! Quegli elfi sono magici. Forse c'è qualcosa nel loro santuario che potrebbe fare al caso nostro. Forza!
posto sicuro. È Nordburgo, la cittadina silenziosa e elevata che stava per consegnarti all'impero. Eliminiamo tutto il karma negativo, amico. Non sembra più tanto gentile ora. Anzi, sembra irritato. Bravo, Lupino! Subito! Questo nobile animale appartiene a noi! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui!
Come se non bastassero i problemi che noi, creature magiche, abbiamo con l'impero, c'è anche gentaglia come te che ci vuole distruggere! Via, ora! Lasciaci partire! Rechiamoci al santuario! Dovremmo seguirli, signori. Ah, se solo avessimo l'abilità di nuotare come i serventi blu. Beh, sembra che dovremo trovare un'altra entrata per il loro santuario. Che qualcuno abbia disboscato quest'area, Decerebro. Chissà perché. Creature magiche! Hanno fatto irruzione! All'attacco! All'attacco! Sento odore di E come tutte le creature primitive, i lupi hanno paura del fuoco. Non preoccuparti, staranno qui ad aspettarti. Ha ha ha!